Gli scienziati hanno visto, per esempio, che lo sbadigliare può essere collegato a ulcere gastriche, potrebbe essere collegato a malattie epatiche e potrebbe essere collegato anche a una colica che sta sopraggiungendo. Nel video di oggi affrontiamo un argomento che mi avete chiesto in tanti. Mi avete scritto un po' ovunque, sia su YouTube che per email, che per WhatsApp, per Telegram, in cui in maniera ricorrente, nel corso ovviamente del tempo, dei mesi scorsi, mi avete chiesto delucidazioni su cosa accade quando il vostro cavallo sbadiglia. Questo sbadiglio può accadere in varie situazioni. Avete parlato di cavalli che sbadigliano quando entrate in campo, che sbadigliano quando tornate da una passeggiata, che sbadigliano in tante situazioni. Okay? Ora non sto qui a elencarle tutte. Allora, io ho fatto una ricerca perché anch'io inizialmente non avevo le idee molto chiare. Avevo un'idea, però volevo basarmi un attimino di più su qualcosa che avesse una rilevanza scientifica, quantomeno. E allora nelle ultime settimane mi sono documentato un po' e ho cercato di tirare fuori un riassunto delle informazioni che ho trovato. Come sempre vi metto qui sotto nella descrizione del video i link alle varie fonti da cui ho attinto queste informazioni. Allora, com'è che funziona questo discorso dello sbadiglio? Lo sbadiglio è abbastanza comune in tutti i mammiferi. Nel cavallo però ci sono delle differenze rispetto all'uomo. Mentre l'uomo è tipicamente da associarsi a una situazione di stanchezza, ok? Ho trovato degli articoli dove si parlava anche di carenza di ossigeno nel sangue che può dar luogo a degli sbadigli. Nel cavallo non è esattamente così. Nel cavallo lo sbadiglio solitamente può avvenire a causa di due aspetti. Diciamo che sono sempre cambiamenti, ma sono cambiamenti di due categorie diverse. La prima categoria sono i cambiamenti esterni e la seconda categoria sono i cambiamenti interni. Per cambiamenti si intende qualsiasi cosa che è diverso dalla situazione precedente che il cavallo subiva o comunque si era adattato. Questa situazione implica, ad esempio, quando andate con il vostro cavallo in campo, quello potrebbe essere una situazione che cambia, no? Oppure quando montate il vostro cavallo, sellate, lo state preparando per sellarlo e per andare a fare qualche cosa, a lavorare in campo, a uscire, eccetera. Oppure anche a portarlo in un determinato luogo, no? Come potrebbe essere il campo, come si diceva prima, come potrebbe essere il lavaggio, come potrebbe essere il van, ok? Cioè un cambiamento rispetto alla situazione precedente, perché i ricercatori hanno rilevato che il cavallo può usare lo sbadiglio per annullare, quindi per provare sollievo e annullare alcune pene dovute a, per esempio, l'ansia. Si vede quando si toglie l'imboccatura, per esempio, che può capitare che il cavallo sbadigli. Quindi in quel caso lì c'è una sorta di rilassamento dovuto a uno stress precedente. In altri casi può essere dovuto a cercare sollievo ad un'ansia crescente, come potrebbe essere il caso del cavallo che io mi porto in campo e come per magia inizia a sbadigliare, ancora prima che io abbia fatto qualcosa. Però lui ha associato quel luogo con magari uno stress o con un'aspettativa di richieste che arrivano da parte nostra, questa ansia cresce e loro hanno questo meccanismo dello sbadigliare per abbassare il livello di ansia e trovare un pochino di sollievo. Ma non solo, sono stati visti anche stalloni sbadigliare in situazioni di contendersi una risorsa, o meglio, uno stallone che sta importunando un altro stallone per difendere una risorsa e l'altro
Stallone sbadiglia come se alzasse un po' bandiera bianca, come per dire: non sono qui per litigare, non sono qui per combattere, non mi interessa niente della risorsa che te intendi proteggere. Poi ci sono state anche altre situazioni abbastanza rilevanti, come cavalli stabulati in un ambiente stressante, che hanno generato in cavalli che normalmente non sbadigliavano di frequente uno sbadiglio frequente. Quindi, come vedete, lo sbadiglio alla fine, se si può fare un riassunto, è qualcosa che il cavallo utilizza per fronteggiare una situazione di stress, oppure quando questo stress se ne va, come manifestazione di rilassamento, come ad esempio quando il cavallo viene sottoposto ad alcune pratiche come quelle osteopatiche. Se parlate con gli osteopati, e anzi se ce n'è qualcheduno che insomma sta guardando questo video lo può confermare, capita spesso che durante il trattamento osteopatico il cavallo si rilassi e, oltre a masticare, oltre a distendersi eccetera, sbadiglia anche molte volte, proprio come manifestazione di questo sopraggiunto rilassamento. Chi per esempio pratica l'equitazione naturale, nell'equitazione naturale è tipico, no? Usare il rinforzo negativo dato da metto pressione, cioè quindi creo scomodità e poi metto comodità, quindi rilascio la pressione quando il cavallo fa quello che noi gli abbiamo chiesto, o almeno qualcosa di simile a quello che noi gli avevamo chiesto, no? Quindi chi utilizza l'equitazione naturale si ritrova spesso il cavallo che sbadiglia, ma in quel caso è da accomunarsi all'effetto del masticare, no? Il cavallo a volte si sente dire, ci ho fatto anche un video, magari andatevelo a recuperare, no? Si sente dire: ah, mastica, vuol dire che ha capito. Non è così, comunque andatevelo a vedere, lo spiego bene in quel video cosa accade da un punto di vista più biologico, diciamo così, però ecco, può essere in quel caso lo sbadiglio da accomunarsi al masticare, ok? Quindi c'è sempre una sorta di rilascio di endorfine, rilassamento al sopraggiungere di una situazione di tranquillità, di rilassamento successiva a una situazione di stress. Quindi capite bene che è abbastanza difficile, no? Potrebbe esserci lo sbadiglio perché va a combattere l'ansia per qualcosa di stressante che sta per arrivare, come potrebbe essere successivo allo stress quando c'è una situazione di rilassamento. Si diceva prima che ci sono due categorie, quella degli stimoli esterni e quelli degli stimoli interni. Per stimoli interni si intende disagi dovuti a malattie. Gli scienziati hanno visto per esempio che lo sbadigliare può essere collegato a ulcere gastriche, potrebbe essere collegato a malattie epatiche e potrebbe essere collegato anche a una colica che sta sopraggiungendo, oltre poi anche a dolori all'altezza dell'articolazione temporomandibolare, che sarebbe questa qua su, questa che aggancia la mandibola, okay? In quel caso lì sembra che lo sbadigliare distenda un po' l'articolazione e gli dia un po' di sollievo, anche se ovviamente temporaneo. Quindi cosa si può trarre, almeno quello che sono riuscito a trarre io come risultato finale di questa ricerca, è stato quello che non è una causa sola che genera lo sbadiglio, e se uno sbadiglio è così sporadico, fa parte della quotidianità del cavallo, come anche nel nostro caso. Uno sbadiglio ogni tanto può capitare, non è un problema. Quello che potrebbe farci accendere un po' una lampadina è il fatto del ripetersi di questo sbadiglio, ripetersi in una maniera fuori dall'ordinario e magari anche per un prolungamento fuori dall'ordinario. In quel caso lì dobbiamo farci delle domande e cominciare a verificare quali possono essere i fattori di stress ambientali o quelli che noi possiamo magari procurarli senza neanche volerlo, no? Che ne so, ci possiamo magari fare delle domande come è stato cambiato qualcosa nelle abitudini del cavallo in questi ultimi giorni, magari è stato aggiunto un cavallo alla scuderia, magari è stato portato via un cavallo con cui il nostro era solito stare in paddock durante la giornata.
capite, no? Quello che voglio dire, ci sono dei cambiamenti che si sono verificati, ecco, potrebbe essere quello il motivo di questo cambiamento nel nostro cavallo, di questo susseguirsi di sbadigli, magari in determinate situazioni e circostanze. Oppure potrebbe essere anche un problema interno, come si diceva prima. Allora, mi viene da suggerirvi di osservare un po' il vostro cavallo nella normalità, nel quotidiano, e osservando il vostro cavallo capite quelli che potrebbero essere i cambiamenti che influenzano questo tipo di reazione da parte del vostro cavallo. Se voi avete un cavallo che frequentate spesso e non solo vi limitate a prenderlo, sellarlo, montarlo e rimetterlo via, probabilmente vi accorgete di questi piccoli dettagli, perché lo sbadiglio preso da sé non è molto indicativo di qualcosa. Lo sbadiglio preso all'interno di un'analisi più generalizzata e con una conoscenza delle abitudini del nostro cavallo invece ci può portare a avere una deduzione abbastanza logica di quello che potrebbe essere un problema di stress o quello che potrebbe essere lo stress che causa quel tipo di comportamento. Se poi così non è e ne siamo certi, allora ecco, in quel caso il mio consiglio è di provare a parlarne con il nostro veterinario ed eventualmente stabilire ad esempio una serie di analisi che potrebbero portare poi dopo a trovare l'inghippo, se c'è, sempre se c'è. Poi se non c'è, siamo tutti più contenti, vuol dire che magari era una situazione che noi non siamo riusciti a comprendere, ma magari potrebbe anche scomparire e non verificarsi più. Però ecco, la cosa più importante che sono riuscito a tirare fuori da queste ricerche è che lo sbadiglio è qualcosa che il cavallo usa per combattere una situazione di stress, e che questo stress può arrivare dall'ambiente, dal tipo di lavoro che stiamo facendo, dal tipo di attrezzatura che stiamo usando o stiamo togliendo dal cavallo, oppure dall'interno, dovuto a un disagio, una colica, gastrite, eccetera, eccetera. In questo caso dobbiamo essere bravi a capire quale delle due situazioni è e agire per tempo. E l'unica cosa che possiamo fare per rendersene conto è quello di osservare il nostro cavallo. Quindi magari stare meno in clubhouse a chiacchierare con gli amici, a bere il caffè, e osservare di più il nostro cavallo cosa fa quando è da solo, quando è senza noi intorno, in modo poi dopo da capire la differenza del suo comportamento quando invece noi ci siamo intorno. Un cavallo che inizia a sbadigliare appena io lo leggo e sto preparando la roba per sellarlo, ecco che potrebbe dirmi che lui ha una situazione ansiogena del mio comportamento, lui si prepara allo stress che arriverà successivamente a quando io metterò la sella, monterò eccetera eccetera, e scarica questa tensione, cerca di sollievo a questa tensione sbadigliando. Un po' di tempo fa una ragazza che sicuramente starà guardando questo video mi ha detto ripetutamente che la sua cavalla quando entra in campo inizia a sbadigliare. Bene, in quel caso potrebbe essere che la cavalla già si predispone mentalmente a subire uno stress e quindi combatte questo stress, questa ansia, sbadigliando ripetutamente. Cosa potrebbe fare la nostra amica Manuela? Potrebbe assolutamente cercare di variare un po' il lavoro che sta facendo, perché molte volte insegniamo al nostro cavallo a dare per scontato che andremo a fare qualche cosa. Quindi, come io dico spesso, se andare in campo già quello di per sé crea stress nel nostro cavallo, possiamo anche magari per un periodo di tempo mescolare un po' le carte, magari andare in campo e fare qualcosa che piace al cavallo, oppure andare in campo e non fare assolutamente nulla, magari andare un giorno senza fare niente, un giorno facciamo qualche cosa che piace al cavallo e un giorno facciamo qualche cosa che invece ci serve a noi per portarlo avanti, per addestrarlo. Quindi variare un po' è la prima cosa che io suggerirei a questa persona.
Però ecco, poi ogni caso è un caso che va analizzato in maniera ovviamente a sé, quindi ecco, insomma, diciamo, non prendete questa soluzione come una soluzione da usare in qualsiasi circostanza. Spero di avervi dato un pochino di risposte, soprattutto alle persone che mi hanno contattato chiedendomi delucidazioni su questo aspetto. È stata una cosa, una ricerca interessante anche per me, perché alcune cose non le sapevo, e quindi niente, spero che vi serva anche in futuro. Vi ricordo che se vi interessano informazioni un pochino più particolari, anche un pochino più scientifiche come queste, potete scrivermi anche a chi è abbonato alla mia newsletter, può tranquillamente rispondere a quella newsletter, e come del resto alcuni di voi già fanno, e farmi le domande direttamente per email, oppure scrivermi su Telegram o sui commenti di YouTube o del club, quello è indifferente, comunque ci sono vari modi per contattarmi, fatemi queste domande. Se arriviamo a 1000 like su questo video, allora vuol dire che vi è piaciuto, e quindi andrò a fare altri video più specifici di informazioni scientifiche o comunque di comportamenti che il cavallo ha in determinate circostanze. Vi ricordo ancora che se volete supportare il canale potete farlo in primis gratuitamente iscrivendovi al canale, c'è un pulsante qua sotto, basta che ci cliccate sopra, è la cosa più semplice da fare, a voi non costa nulla, a noi ci dà una grandissima mano, molto più grande di quello che pensate. Se poi invece volete accedere a dei contenuti più particolari con un format proprio di lezione classica nel programma Parelli e cose un pochino più avanzate, ecco, allora in quel caso lì vi consiglio di abbonarvi al canale, oppure ancora meglio abbonarvi su matteoniholsenship.club. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone say.